Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. Io sono Noemi, per chi di voi non mi conoscesse, e oggi volevo parlarvi di un attrezzo che molto spesso si vede su Instagram, dalle varie influencer, che io acquistai molto molto tempo fa prima che ne parlassero tutti, ed è questo attrezzo che serve per pulire da solo magicamente i pennelli. Allora, chiaramente vi metterò un video dimostrativo così potrete vedere da voi, però io ci tenevo prima a darvi già la mia esperienza, purtroppo assolutamente negativa. Allora, il prodotto arriva con una boule dove voi inserite il detergente, oppure un misto di acqua calda e detergente delicato e anche un po' d'olio, e inserite il pennello in questo manicotto, chiamiamolo manicotto, scegliendo quale forma si adatta al pennello che vi serve. Il problema di queste forme è che adesso non so se sono io che ho dei pennelli pazzi, ma non vanno bene per tutti i pennelli, anzi vanno bene per pochissimi pennelli, e questo adesso ve lo faccio vedere. Poi la boule, chiamiamola boule, dopo due utilizzi si è scollata. Adesso io non so se era quella mia sfortunata, però dopo due utilizzi con acqua non bollente, chiaramente perché non voglio rovinare le setole dei pennelli, con acqua tiepida si è scollata, cioè mi è rimasta letteralmente in mano. E uno di questi due aggeggetti qua si è rotto, cioè si è aperto a metà. Quindi io non so. Vi metterò comunque qui il link sotto. Non di dove l'ho acquistato io, ma di quello su Amazon, perché ho visto che ce l'ha anche Amazon. Se per caso qualcuno di voi non fosse convinto della mia review e fosse interessato ad acquistarlo. Allora, il primo che vi faccio vedere è anche quello più grosso, non serve assolutamente a nulla. Non ci va dentro niente, è troppo largo. Sono riuscita ad infilarci dentro solamente un kabuki, quello di Neve Cosmetic, che però non gira perché è troppo pesante, quindi questo inutile. Poi, se riuscite a vedere, questo è un po' sformato perché è l'unico, diciamo, che funziona con i pennelli Real Techniques. Quindi ho dovuto pigiarlo forte dentro qua e bene o male ci sta. Solamente che dovete stare attenti quando poi lo attaccate al manipolo, perché tende a vibrare un pochino, quindi dovete un attimino accompagnarlo e così riuscite ad utilizzarlo. Cosa che vi sconsiglio fortemente di fare, perché il mio amatissimo pennello Real Technique per il fondotinta, che adesso vi faccio vedere, ecco qua, sto parlando di questo pennello che io adoravo per applicare il fondotinta. Dico adoravo perché dopo aver utilizzato quell'aggeggio infernale, io non so se riuscite a vedere. Si spella tutto, vengono via tutti i peli del pennello. Quindi potete già immaginare cosa pensi io di questo prodotto. Non acquistatelo assolutamente, a meno che non vogliate spelacchiare tutti i vostri pennelli. E vi spelacchia ovviamente i pennelli, quelli fatti meglio. È una cosa assurda, perché pennelli di cui non me ne frega magari niente sono rimasti bene o male in forma, ma mi stava ammazzando anche il pennello di MAC. Tragedia. Poi vi faccio vedere gli altri tutti assieme, perché appunto poi vi metterò la dimostrazione pratica. Sì, lo so, sono pazza a fare una cosa del genere, ma lo farò con i pennelli a cui non ci tengo particolarmente, così potete vedere effettivamente se funziona o meno da voi. Allora, c'è questo qua, sottilissimo, dove ci entrano i pennelli labbra. Poi abbiamo questa misura, questa, quest'altra e queste ultime due.
Allora ragazze, io vi lascio al video dimostrativo. Spero che possa esservi stato utile questo breve video e avervi salvato da una spesa, oltre che inutile, perché è veramente una spesa inutile, a non dovervi ritrovare con i pennelli spelacchiate. Io so che tante influencer ve lo stanno proponendo, vi stanno martellando il cervello con questo prodotto e tutte quante, vado ad acquistarlo, vado ad acquistarlo, vado ad acquistarlo. Però io vi assicuro che se il prodotto non fosse stato inviato a queste persone gratuitamente, io sono sicura al 100% che non si sarebbero mai trovate bene. Mi sembra anche che Jeffree Star abbia fatto un video del genere e lì potete vedere il disastro che crea questo prodotto. Quindi ragazze, mi dispiace dovervelo dire, ma per lavare i pennelli, l'unica è utilizzare il metodo, scusatemi, il vecchio metodo. Quindi saponetta, eventualmente spugnetta quella in silicone che poi vi faccio vedere, ma non esistono magie che funzionino. Almeno finora per me è così. Niente ragazze, vi saluto, vi lascio alla dimostrazione pratica e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao! Un bicchiere di vetro perché la bulla appunto si è rotta e verso un po' di acqua tiepida, qualche goccia di olio di avocado e poi utilizzo solitamente un detergente delicato, questo qui è per neonati appunto. Dopo aver visto quale adattatore va bene al pennello, lo inserisco in questo modo. Prendo il pennello sporco, questo è leggermente sporco come potete vedere, ma è uno di quelli che se anche si rovina non dispiace poi così tanto, e lo aziono, bagno un po' il pennello e aziono con il pulsantino il manipolo. Ora, come potete vedere, lo tolgo dall'acqua e aziono il manipolo appunto fuori dall'acqua per asciugarlo. Quindi loro non ti fanno sciacquare il pennello, ma te lo fanno asciugare così. Io invece cosa faccio? Comunque lo risciacquo sotto l'acqua un pochino e riaziono il pennello. Però non so se riuscite a notare che le setole sono completamente aperte, rimangono aperte. Ora vi faccio vedere meglio con questo pennello che è un po' più sporco. Vedrete poi alla fine che le setole restano aperte e su alcuni pennelli succede che poi i peletti si tolgono. Ora ve li faccio vedere assieme dopo averli un po' rimessi in forma. Puliti sono puliti, una cosa che non vi ho detto però è che sono puliti perché erano veramente poco sporchi. Questo invece è il metodo che utilizzo di solito io per pulire i pennelli, perché me li pulisce bene, ci metto un po' di più ovviamente, ma me li preserva, i pennelli rimangono intatti dopo anni. Quindi ragazze, se io posso consigliarvi una cosa, vi consiglio un po' di detergente delicato e eventualmente questa spugnetta in silicone e pazienza, ci vuole pazienza. Ma il risultato poi dà soddisfazioni, perché volete mettere, truccarvi con dei pennelli perfettamente puliti?
Bene ragazze, questo è tutto, io spero tanto che il video vi sia stato utile, se vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciatemi un like e fatemi sapere magari quale video avete piacere di vedere. A presto, un bacio, ciao!